Ciao a tutti e benvenuti nel mio canale. Io sono Eleonora o Pilgrim, da 6 anni vivo in Svezia e questo è il mio canale dove vi mostro la mia vita qua in Scandinavia. Oggi vi porto con me in uno dei musei secondo me più belli di Stoccolma, ovvero il Prince Eugens Valdermassude, che è la casa museo del principe Eugen, che era anche un appassionato pittore. Nonostante il tempo possa sembrare molto autunnale, in realtà questo video è stato girato a giugno durante una bellissima giornata di pioggia. Per arrivare al museo del Prince Eugen bisogna prendere il tram numero 7 dalla stazione centrale, che fa una bellissima passeggiata attraverso il centro fino ad arrivare all'isola dei musei di Djurgården. I giardini del museo, che sono molto belli, sono visitabili gratuitamente, mentre l'entrata al museo è a pagamento e dipende da cosa si vuole vedere. In questo caso, nella giornata di oggi, ho visitato la bellissima mostra del pittore norvegese Nikolai Astrup intitolata Visione della natura nordica. E a proposito di natura nordica, l'isola di Djurgården a Stoccolma sicuramente non scherza in quanto ha bellezze naturalistiche. Infatti ogni volta che ci vado mi perdo sempre ad osservare la natura e gli animali e semplicemente a godermi il paesaggio. Eccoci all'interno del museo e questi sono alcuni scorci della mostra su Nikolai Astrup, un pittore che mi ha assolutamente colpito un sacco e mi ha emozionata molto vedere tutti questi quadri con una chiara origine e ispirazione nordica, sia sulle loro tradizioni, paesaggi, natura e tanto altro. Questa invece è la parte del museo che è anche appunto casa museo ed era la residenza del principe Eugen, con ancora alcuni dei suoi effetti personali. Personalmente adorerei abitare in un posto del genere, chissà quanto potrebbe essere l'affitto al momento a Stoccolma. Il principe, oltre che essere un mecenate dell'arte, era anche pittore e infatti questa è una sua bellissima opera. Dopo aver esplorato tutte le mostre del museo, non potevo che concedermi una pausa fica nel carinissimo caffè del museo e sentendomi ispirata mi sono anche dedicata un po' alla pittura con la mia tavoletta grafica. Alla fine della visita ho dedicato parecchio tempo a passeggiare nei bellissimi giardini del museo che, come ho detto all'inizio del video, sono visitabili gratuitamente. Dai giardini si vede una vista molto bella di Stoccolma. I giardini sono molto curati con un sacco di fiori e soprattutto in estate quando ho visitato io il posto. E assolutamente consiglio perlomeno di passeggiarci perché veramente merita una visita. Se questo video ti è piaciuto, ricordati di supportarmi iscrivendoti al canale e lasciandomi un commento sotto questo video. Ti ringrazio e ti aspetto ai prossimi vlog.